Giorno 15. No, oggi è il 16. Giorno 16. Bravo, bravo. Oggi è il 17. Ci fanno anche il cuoricino per il progetto Tricking. Claudio ha qualche problema con i kip laussiani. Sì, perché hanno una professione. Da una parte hanno la cifra come la conosciamo noi, dall'altra ci sono dei numeri strani. E ogni volta che dobbiamo pagare non sappiamo se stiamo dando 1000, 10.000, 100.000 o cose del genere. Sì, 2000. Allora, con una tremenda fatica sono riuscito a prenotare un tuk-tuk che ci porta in un punto panoramico che non è quello dove volevamo andare noi, che però c'era un trekking troppo lungo da fare, ma è un altro punto panoramico che sembra carino. Siamo riusciti a uscire solo alle 10.40 perché adesso ha smesso di piovere, ma fino a qualche minuto fa pioveva forte. Se piove ci bagneremo tutti. Adesso per salire sul punto panoramico siamo usciti da una strada asfaltata, è tutta una stradina con buche e pozzanghere. Abbiamo pagato 20.000 kip in un posto di blocco abbastanza assurdo. How many time to go on the top? How many time to arrive here? Time. Traducimi in tentando lausiano. Di capirsi col taxi driver. Quanto tempo serve per arrivare a quel punto? This is there. Time to go there. Minutes. Ok. Forse c'è un'escursione da 30 minuti per arrivare in cima, sono dubbioso, ma proviamo a vedere se ce la facciamo. Ok, il percorso è già abbastanza impervio e fangoso. La salita è impegnativa, il fango la rende ancora più impegnativa e il caldo la rende ancora più impegnativa. Va dove ti porto, Cla. Siamo arrivati sulla cima. La discesa è pericolosissima. Ok, io ho finito la camminata, veramente impegnativa. Cioè, la mia maglietta è di un colore più scuro perché è piena di sudore. Claudione l'ho lasciato un po' indietro perché volevo avvisare il taxi che eravamo in ritardo. Adesso speriamo che lui scenda e che vada tutto bene. E poi dobbiamo essere, è mezzogiorno e 19, dobbiamo essere all'una a prendere
il minivan che ci porta a Vientiane. E anche Claudione ce l'ha fatta. Com'è? Non parlo perché sennò abbiamo a te al video. Vabbè, abbiamo soldato un tocco. Abbastanza, no, deve andare con più calma. Sì, con più calma. Io da quello che ho capito dall'hotel mi aveva detto che ci avrebbe portato sul punto panoramico, non che c'era poi un'escursione da fare. Infatti eravamo in mezzo alla foresta senza repellenti, senza pantaloni lunghi. Abbiamo fatto un'escursione da forse 2 ore in un'ora, però è andato tutto bene. Lui il nostro driver, qui il bar, qui Claudione. Let's go! Stavo dicendo che ho parlato col concierge e mi ha detto che loro prendono 2.500.000 KIP al mese, che sono 117 euro di stipendio mensile. Comunque in Laos non si capisce mai che cosa sta succedendo. Abbiamo prenotato il pullman per Vientiane all'una. Un minivan ci ha portato in questo parcheggio, adesso siamo tutti qua seduti, ma non si capisce a far cosa. Claudio, una cosa stiamo facendo qua? Aspettando che dovrebbe arrivare tanta gente perché c'è il pullman fuori che ci aspetta. Claudio è un nuovo amico. Ma perché tra tutti quelli che ci sono qua sei seduto proprio sotto di te? Perché io porto... Che porti? Amore dappertutto al testone, e allora sentono un'attrazione verso di me di persone che sanno che io sono una persona buona. Vabbè, lo capiscono solo gli animali però, perché io non l'ho ancora capito. Vabbè. Comunque questo è l'esempio di come il cortile di casa possa diventare la stazione degli autobus. Proprio lì dietro c'è l'abitazione di una famiglia. Allora, io non ci capisco proprio più niente. Avevamo preso un minivan e quello lì invece è un pullman grande. Dovevamo partire all'1 e invece partiamo alle 2. C'era stato detto che durava 1 ora e mezza e invece dura 2 ore. Quindi invece di arrivare alle 3 e mezza, arriviamo almeno alle 4 e mezza. Qui c'è la lavanderia. Ormai conosco questo posto a memoria. Hanno notato qualcosa nell'acqua. Adesso si sono raccolti tutti qui, uno è arrivato con una rete. Hanno notato qualcosa nell'acqua. Un tizio mi ha detto vieni a vedere. E forse c'è una qualche anguilla, un serpente, lo stanno andando a prendere. Il nostro amico non ha trovato niente. Sono passati 20 minuti, non è ancora partito il nostro pullman e questo sta ancora pescando qua. Io e Claudione per disperazione stiamo girando nelle campagne di Vang Vieng. Che ci passa di essere nelle campagne di Vercelli. Vercelli Caput Mundi. Perché c'è la raccolta del riso. Comunque dai. Ci hanno richiamato all'ordine, sembra che finalmente riusciremo a partire. Allora, abbiamo fatto tutte le attività stamattina di corsa. Abbiamo fatto il trekking in tempo zero. Claudione non è potuto venire sulla sommità per essere all'1 in hotel perché ci doveva prendere un cab e dovevamo arrivare alle 2:30 a Vientiane. In realtà sono le 2:30 adesso, non siamo ancora partiti, siamo fermi in questo parcheggio da più di un'ora e non capiamo perché non possiamo partire per questo benedetto Vientiane. Siamo in arrivo a Vientiane e mi ricorda dei video dell'Africa.
Claudio, ma vuoi portartelo a casa quello lì? Lascialo lì! Lascialo lì, io ti do forza un po'. Claudione, oggi per visitare bene 20enne ho prenotato una guida italiana, tra poco te la presenterò. Va bene, ti ringrazio. Vedi, la nostra guida che ti ho detto che ho preso per oggi a 20enne mi ha detto che si chiama Andrea e si è fatto vivo dopo 16 giorni. 16 giorni, però ormai ho imparato tutto su 20enne. Com'è? Bene, a parte che com'è? Quando si dice sentirsi a casa, questa è la nostra camera, questo è il sottoscala, questo è un immondizzaio generico ed è tutto messo completamente a caso. Costruito nel 1560 per il re, distrutto e ricostruito, attuale nel 1973. Architettura francese. Stiamo parlando del palazzo presidenziale. Presidenziale. Ma Claudione, Dindi non sa... Dire che studie. No, dire che studie. Ma Dindi non sa il perché dei colori della bandiera del Laos. Vai. Allora, c'è il blu. Il blu. In mezzo della bandiera, che è il doppio della fascia sopra e della fascia sotto, che è rossa. Cosa simboleggia il blu? Il blu, il sangue. No. Il blu no. No, il blu, scusa. No. Il rosso è il sangue versato. Il blu è il benessere del Laos. Benessere? Il benessere e il cerchio bianco non è quello che pensi tu. No. È la luna piena sul Mekong. Però Sisaket Museum 20 anni. Perché l'hanno trasformato in un museo, dato che non hanno più Buddha dentro. Doveva contenere, mi dice la nostra guida, un Buddha, cioè il Buddha di smeraldo che poi i thailandesi hanno preso e portato a Bangkok. È abitato da un naga, divinità mezzo uomo, mezzo serpente, che ha cercato di difendere il Laos dalle sue conquiste, non riuscendoci perché le hanno prese da tutti. Allora, c'è un arco qua dietro che ricorda l'Arco di Trionfo di Parigi. Del War Memorial del Laos, è un monumento funebre per coloro che hanno combattuto per l'indipendenza dalla Francia. Infatti l'architetto l'ha creato apposta simile all'Arco di Trionfo per gli francesi attaccati. Vientiane finora non è proprio una cittadina di quelle che dici ci devo passare. Qui non c'è un semaforo che funziona, tu attraversi in base alle condizioni meteo, al vento. Allora, a sentire dai bassi stiamo andando in discoteca, in realtà è il parco, siamo al parco di Chao Anh Vung Park, dove ci sono i mercatini a Vientiane e dove ci sono anche le giostre, hanno detto. E i bambini ci guardano. Famosissima e bellissima fontana dei serpenti. Una cosa molto molto trash. Questa invece è la statua del signore a cui hanno dedicato il parco ed è piena di elefantini, cavalli. Lì c'è il Mekong e qua ci sono i mercatini di Vientiane. Siamo in una nuova food court. Allora, questo no, questo sì. Prima cena insieme. Io volevo delle patatine, me le voleva dare da qua, ma è pieno di insetti e io ho chiesto di friggermele nuove. Polpo e patatine fritte e si vola. Queste le ha fritte nell'oro, l'ho proprio visto, l'olio era pulitissimo. Purtroppo no. Siamo capitati in questa festa, in questa
processione religiosa, non sappiamo che cosa sia. Fa ridere perché stiamo continuando a chiedere a qualcuno se parla inglese, lui ci rimanda un altro, ce lo indica, andiamo da quel tizio, gli chiediamo se parla inglese e dice no no, e ci indica un altro, quindi sono quattro persone che stiamo continuando a contattare ma nessuno parla inglese. Siamo riusciti a trovare una che parlava inglese e ci ha detto che semplicemente è un modo per pregare Buddha, non abbiamo capito con che periodicità perché allestire sta roba tutte le sere è difficile, anche al mattino, però le corde che ci sono è come se fosse un'unica connessione con Buddha, abbiamo capito, ma forse no. Possiamo stare qua e dentro al tempio ci sono dei monaci che pregano e solo le persone importanti possono entrare. Allora, basta star qui collegati, tutto il tempio è circondato. Dopo essere stati a Van Vieng, aver fatto un'escursione nella giungla, essere arrivati su un punto panoramico, aver preso un pullman di 2 ore che poi sono diventate 3 ore e mezza, essere venuti a Vientiane, aver fatto un giro della città, mercato e più aver partecipato ad una cerimonia, diamo una buonanotte del giorno 15, probabilmente giorno 15 1. Giorno 1 per lui, ma per noi è il 15. In realtà è la fine del giorno 16. Buonanotte. Buonanotte. C'è quel ragazzo cinese che sembra che non abbia il passaporto e ovviamente non gli fanno fare il check-in e non parla inglese, non si capisce niente e Dindi adesso lo sta aiutando, ma in realtà non sappiamo, cioè fuori piove, lui non ha un posto per dormire, sono le 9:30, non sappiamo come aiutarlo, anche perché potrebbe essere clandestino e non vogliamo essere dentro una storia di clandestinità. Allora, evoluzioni, il tizio cinese se n'è andato e non è stata chiamata la polizia. Dindi l'ha aiutato a tradurre dal cinese all'inglese per capire un pochettino. Con le mie conoscenze. Domani visiteremo Vientiane e poi prenderemo un altro sleeping bus che speriamo non essere lo sleeping bus della morte come quello che abbiamo fatto per venire in Laos. Arriviamo a Paxe tra 2 mattine e poi dobbiamo capire cosa farà Paxe, se starà Paxe, andare a Champasak o andare alle 4000 isole che deve essere la roba più bella di tutto quanto il Laos. E poi da lì sbarchiamo in Cambogia. O tutte e tre. O tutte e tre, potremmo fare tutte e tre. Adesso veramente la buonanotte del giorno 16. 16.